C'è un equivoco nel mondo dell'informazione che credo debba essere dissipato, e cioè l'equivoco secondo cui molti di noi credono che l'informazione medesima debba sempre dire la verità e che quindi se non dice la verità al 100% è una informazione non attendibile. Beh, insomma, vorrei provare brevemente a smontare questo assioma, cercando appunto di portare alcuni esempi, alcune dimostrazioni di come questo assioma medesimo non possa essere fondato su qualcosa di reale. Dunque, l'informazione di questi tempi, lo sappiamo, è un'informazione molto complessa, molto articolata. Siamo al centro di una serie di sistemi nei quali l'informazione, la comunicazione è la prima missione di chi li gestisce, sia attraverso i giornali cartacei, che sono ovviamente ormai in fase di estinzione, sia attraverso il web in particolare, sia attraverso gli altri mezzi di comunicazione come la radio, la TV e così via. Si sono moltiplicate, insomma, le fonti di comunicazione e per contro noi che siamo coloro che ricevono queste comunicazioni siamo un po' frastornati. E allora, soprattutto in tempi di pandemia, anche prima, ma in particolare nei tempi recenti della pandemia, è venuta fuori l'idea secondo la quale la comunicazione è tutta drogata, sono tutte balle quelle che ci raccontano, ed è saltato fuori il termine di fake news. Ed è venuto fuori questo termine che effettivamente è molto felice perché sinteticamente racconta un vizio o quello che appare come tale. Allora io per cercare di smentire questa cosa porto due fatti. Il primo di questi fatti è che la comunicazione, anche quella più elaborata, è fatta da noi, da esseri umani, da altri esseri umani nei confronti di altri esseri umani e come tale è soggetta ad errori, come tale è soggetta a fraintendimenti. Quindi a volte una comunicazione errata, inesatta o completamente sbagliata non necessariamente è frutto della malevolenza di chi la esercita, di chi la propone, e può darsi anche semplicemente nata da un errore di valutazione dei fatti, da un errore di osservazione. Quindi partiamo da questo concetto che mi sembra importante. Ma anche quando c'è dolo, e qui la dico grossa, anche quando c'è evidentemente una comunicazione volutamente, artatamente modificata per interessi non meglio precisati e per loschi scopi di chi appunto se ne serve, beh, anche in quel caso è una comunicazione che ci può essere utile. Ciò che vorrei dire è che non dobbiamo a priori rifiutare la comunicazione pensando che un certo tipo di comunicazione sia malata di fake news e un'altra invece sia immacolata. Non funziona così, non credo funzioni così. Non tutto ciò che è scritto sui giornali tradizionali è ingannevole, non tutto ciò di quello che proviene dalla rete è invece attendibile. Io credo che per farci le idee più chiare, la nostra reazione, il nostro atteggiamento debba essere quello di studiare, approfondire e leggere il più possibile. Mentre noto che molti, anche youtuber assai più famosi e seguiti di me, incitano a non leggere, incitano a non occuparsi di determinate forme di comunicazione, incitano a volger loro le spalle. Invece, secondo me, dovrebbe essere esattamente il contrario. Ammesso che un certo tipo di comunicazione sia piuttosto di parte, e questo a volte accade certamente, beh, dobbiamo leggerla, dobbiamo conoscerla per capire quale sia la realtà o se esiste una verità raggiungibile. Io, per esempio, sabato scorso, vi faccio un esempio molto, molto semplice, molto, molto spicciolo. Sabato scorso, che era esattamente il 4 di maggio, sono andato in edicola nella mia città, a Narni, tutta bella imbandierata a festa, la città, non l'edicola, per la festa appunto della Corsa all'Anello, e ho comprato la stampa di Torino, eccolo qua, e ho comprato Focus Storia. Dice che c'entra? Beh, c'entra perché sia con la stampa di Torino sia con Focus Storia ho scoperto alcune cose che non conoscevo. Per esempio, ho scoperto un articolo di Mattia Feltri che parla di
quale sia il motivo per cui il decreto bavaglio del nostro governo attuale sia qualcosa di criticabile, ma nello stesso tempo sia qualcosa che viene usato contro di noi, nel senso di italiani, per declassarci nella classifica dei paesi dove la libertà di stampa è piuttosto calpestata. Io non so se quello che afferma Mattia Feltri sia vero, immagino di sì, non ho motivo per dubitarlo, ma ciò che conta è il fatto che mi ha instillato un dubbio, cioè il fatto che il decreto bavaglio sia un pretesto assunto da chi redige queste classifiche sulla libertà di stampa mondiale per attaccare il nostro paese per motivi politici, economici o per motivi che al momento mi sfuggono. Tutto questo ragionamento non è fatto per difendere naturalmente il decreto bavaglio, di cui so molto poco se non quello che ho letto nel trafiletto di Mattia Feltri, che si chiama Testi Sacri, eccolo qua, ma per invitare tutti a conoscere, a leggere, a esplorare più forme di comunicazione possibile, compresi i giornali, prima di dare delle sentenze. Non è un giudizio politico, è un giudizio assolutamente culturale, se vogliamo. L'altro giornale che mi piace molto, meno politico, è Focus Storia, sul quale campeggia una foto di Guglielmo Marconi. Mi interessava, dopo aver visto il film Oppenheimer, aver letto la biografia monumentale di Oppenheimer, di cui ho parlato peraltro anche in questo canale, mi piaceva approfondire un po' anche la vita, il discorso legato a un altro grande scienziato, in qualche modo forse collegato, almeno a livello proprio di epoca, anche se Marconi è precedente, ad Oppenheimer. Mi sto interessando, insomma, cose di cui non mi sono mai interessato, come appunto gli scienziati, come le onde radio, come la fisica nel caso di Oppenheimer e come tutto quello che ha a che fare con l'era atomica. Insomma, volevo fare questo video per raccomandare a tutti, per suggerire a tutti, più che raccomandare, l'esigenza, l'importanza di studiare, di approfondire, di non fermarsi ai titoli, di non fermarsi a ciò che apparentemente è ovvio, perché a volte dietro l'ovvio si nasconde l'inganno. Ho preso due giornali molto popolari, La Stampa di Torino, un giornale naturalmente quotidiano di importanza storica. Di una città, peraltro, Torino, nella quale io non sono mai stato, quindi non ho nemmeno un interesse a suggerirlo, è solo un esempio. E poi ho preso una rivista molto divulgativa, come Focus Storia, la cui lettura è alla portata di tutti, ma che ci permette di capire come il mondo sia molto più complesso di quanto a volte alcuni YouTuber o alcuni showman o showgirl della rete tendano a farci credere. È un piccolo suggerimento che do a tutti, quello di non fermarsi alle apparenze. Questo volevo dire, questo è quanto. Io vi ringrazio dell'attenzione. Se per caso vi andasse, beh, potete iscrivervi a questo canale. In descrizione vi lascio un mio piccolo articolo del blog scritto in questi giorni proprio sulle fake news. Vi saluto caramente e vi ringrazio di tutta l'attenzione e l'affetto che mi regalate.